Salone del Gusto e adesso andiamo al circo. Fabrizio è il pazzo furioso che ha avuto l'idea di fare questa cosa del circo. Fabrizio, quando ti è venuta questa idea? Beh, questa idea mi è venuta 25 anni fa e volevo fare un tendone a forma di Vesuvio, metterci la pizza e la canzone napoletana. Però 25 anni fa era un po' presto e allora ho dovuto aspettare di incontrare Andrea Ribaldone, che lui ha avuto l'idea di portiamo un circo al Salone del Gusto, e ho detto sì, perfetto, ci sono, e la cosa è partita. È nata a luglio, quindi in tempi molto brevi, abbiamo provato per 2 mesi e praticamente questo spettacolo è anche previsto come apertura del Festival Mirabilia il prossimo anno, quindi di uno dei più grandi eventi culturali in Europa. Quindi questo è uno spettacolo al circo dove vengono presentate delle eccellenze, mi dirai quale, e questi due signori, poi li facciamo parlare, ci dicono che cosa daranno da mangiare a quelli che vengono al circo. Questo è uno spettacolo molto particolare, è uno spettacolo cena, è una cena spettacolo, è un misto tra circo, cucina, teatro e musica. E si è fatto prima in altri modi, si sono fatti dei cabaret con circo, si sono fatti degli spettacoli in cui si mangiava per finta o magari si mangiava qualcosina per davvero, ma andare a unire il territorio, l'alta cucina con l'alto circo veramente è un potenziale, perché porti una forma popolare e una forma che adesso col circo contemporaneo è raffinata, con la cucina, che è la cosa più tutti dobbiamo mangiare, tutti cuciniamo, nelle sue forme più raffinate. E in più hai chiamato Angelo Sabatelli. Angelo. Sì, in realtà è Andrea che mi ha chiamato. Ti abbiamo chiamato insieme. Sì, mi è fatto molto piacere essere qui e sono contento di come stanno andando le cose. Alla fine tutti i cibi sono simili, basta saperli interpretare, che siano del Piemonte, che siano della Puglia, della Sicilia, da qualsiasi parte che vengano. Anche perché tu sei al circo qui della provincia di Alessandria, però sei pugliese. Sì, mi sto divertendo, sto facendo. Sì, pugliese. È quello il concetto. Angelo è qua perché interpreta i prodotti monferrini con la mano di un pugliese che sa cucinare come e tanto bene soprattutto, e porta un suo prodotto all'interno dei nostri piatti, quindi aggiunge ad esempio sul risotto questa farina di ceci esagerata che ha portato freschissima dalla Puglia. Questa è proprio un po' l'idea che volevamo un cuoco che reinterpretasse. Raccontami questo tuo piatto. Allora, abbiamo fatto un riso con un risotto, con la zucca locale, e al quale abbiamo aggiunto una fonduta di robiola di Roccaverano e del vincotto di fichi pugliese, e spolverato il tutto con della farinella di ceci tostata, che anche questo è un prodotto pugliese, prodotto da un solo artigiano che è a Putignano. Andrea invece ha fatto diversi anni ad Alessandria al classico La Fermata. Adesso dalla Fermata lui ha fatto un salto ben più grande e va a fare delle cose invece un po' più importanti, e anche in Giappone. Sì, in questo momento sono a Tokyo con questa collaborazione Italy Tokyo, dove sono insomma l'executive chef delle cucine, seguo tutte le linee, mi fa molto piacere, è un bel periodo. E qui al circo, qual è il tuo numero? Allora, qui al circo io ho due piatti, il risotto e il dessert. Il risotto che si alterna con quello di Angelo, è un risotto con le rape e soprattutto una rapa bianca di caprauna particolarissima, dolce, delicata, che si presta tantissimo a questa lavorazione insieme al riso. E poi il dessert, dove uso un dessert inusuale, uso frutta, verdura e soprattutto una ricotta di pecora dei Colli Tortonesi straordinaria. Quindi vi aspettiamo a Monferrato Circus per assaggiare i nostri prodotti. Assolutamente. Fabrizio, il prossimo evento? Il prossimo evento è fino al festival, fino a giugno a Festival Mirabilia. Però penso a quello che ho sentito che ci toccherà fare qualcosa prima tutti assieme, perché questa formula è talmente esplosiva che sembra che tutti la vogliano, e la cosa è molto interessante. Siamo al Salone del Gusto, due parole sul Salone del Gusto. Il Salone del Gusto non lo conoscevo, lo conoscevo di nome, è la prima volta che ci vengo ed è molto interessante, perché anche qui trovi una commistione di culture, di sapori, di genti, che è assolutamente affascinante. Angelo, Salone del Gusto. C'è troppa roba, assortimento è incredibile. Difatti le spezie mi hanno attirato molto.
Andrea. È fantastico e noi abbiamo cercato proprio di reinterpretarlo, perché come dice Angelo c'è talmente tanti prodotti che forse un po' di là ti perdi, qua siamo gli unici.